Disclaimerone. I contenuti di questo video sono esposti a scopo puramente informativo e didattico. Se state guardando questo video è perché molto probabilmente avete acquistato o intendete acquistare un Flipper Zero, il cosiddetto Tamagotchi per hacker, che malgrado il soprannome niente ha a che vedere con il Ponagotchi, un altro simpatico giocattolino per hacker specializzato in reti wifi. Diciamo che il Flipper Zero di base fa tutto il resto, ovvero permette di interagire con una serie di altre radiofrequenze e dispositivi non wifi. Spoiler, attraverso delle estensioni è possibile utilizzare il Flipper Zero anche per il mondo del wifi. Avete capito che c'è tantissimo da esplorare? Nel video di oggi partiamo con un unboxing e una panoramica, un'introduzione a quello che può fare o non può fare. Se vi iscrivete al canale potrete anche vedere i video successivi, dove invece faccio dei tutorial sempre più interessanti e delle dimostrazioni di quelle che sono le funzionalità del Flipper Zero. Muoviamoci dunque sulla tavola, la scatola del Flipper Zero e alcuni degli numerosi accessori che vedremo appunto nei video successivi, questi e altri. Prendiamo la nostra bella scatola, prima ancora di aprirla osserviamola perché è bellissima, semplice ma un design eccezionale. Si fa abbondante uso di pixel art, questo è un delfino cyborg ed è un po' la mascotte del Flipper Zero, infatti Flipper fa chiaramente riferimento a quello che è il delfino stesso. E il sottotitolo, il sottotesto di Flipper Zero è Electronic Pet Toy, ovvero animale giocattolo elettronico, Multi-Tool Educational Device, ovvero strumento educativo multifunzione, diciamo così. E la parola chiave è educativo. Lo scopo di questo device è proprio imparare, esplorare e migliorare per quanto concerne non solo la sicurezza ma anche il mondo delle onde radio, dell'NFC e così via. Vediamo dunque quali sono le varie funzionalità, i vari ambiti in cui si muove il Flipper Zero. Sono elencati ovviamente in maniera estremamente sintetica su una parete della scatola e sono sub gigahertz, tutte quelle frequenze che sono sotto il gigahertz. Sono tante, sono usate per ogni genere di roba e il sottotesto è: analizza segnali e li utilizza come telecomando radio. Voi dite sì, vabbè, e chi se ne frega? Beh, sub gigahertz c'è di tutto, ci sono le chiavi della vostra macchina, ormai utilizzano frequenze nel sub gigahertz, il vostro garage utilizza sub gigahertz e così via. Ci sono un'infinità di utilizzi, non tutto è infrarossi, quello che non è infrarossi ed è un telecomando molto probabilmente è nei sub gigahertz. Ma abbiamo citato gli infrarossi, metti che invece ti interessa a utilizzare un telecomando infrarossi, Flipper Zero ti permette di farlo. E infatti, descrizione ipersintetica, utilizzalo come un telecomando universale per televisore e aria condizionata. Esistono tantissimi altri telecomandi a infrarossi, non solo nel mondo della TV e dell'aria condizionata, anche probabilmente il vostro stereo o così via, hanno dei telecomandi che utilizzano gli infrarossi e quindi voi potete riprodurli. La cosa bella è che voi nel Flipper Zero potete salvare, mettere tutte queste informazioni utilizzare come unico telecomando e magari potenzialmente veramente con un'unica cosa controllare ogni sorta di device di casa vostra. RFID legge e memorizza carte e tag a 125 kHz. Poi anche qua, insomma, chi se ne frega. RFID, oltre al fatto che ci sono degli impianti sottocute per uomini e animali, quindi anche per fini veterinari, che è possibile leggere, scrivere e salvare ed emulare attraverso questo device, beh, esistono anche le carte di accesso. Banalmente le carte di accesso a certi uffici o edifici utilizzano delle tessere con carte a 125 kHz, quindi capite la potenzialità. GPIO fa riferimento appunto al fatto che è possibile espandere ulteriormente le funzionalità del Flipper Zero utilizzando 18 porte presenti su un lato del device che ne estendono le funzionalità. È possibile aggiungere le funzionalità wifi, il limite il cielo, è anche possibile ad esempio utilizzando dei cavetti dei jumper collegare il Flipper Zero a qualunque centralina elettrica e interagirci, mandare determinati segnali, non so, apri cassaforte oppure avvia auto. Sono delle cose che si possono fare attraverso il GPIO molto potenti. NFC, anche questo l'avete sentito parlare perché è nelle vostre tasche, vari formati, in genere utilizzato per pagamenti, contactless, carte prepagate, anche biglietti, abbonamenti dei mezzi. Io vivo in Irlanda, la mia carta di
trasporti utilizza NFC e sono delle carte o dei tag, in questo caso a 13.56 MHz, un'altra frequenza. Questo giocattolino permette di leggerli, salvarli e interagirci. Leggere i dati è un conto, poterli veramente comprendere e utilizzare liberamente è un altro. Al di là delle questioni prettamente legali, alcuni di questi sistemi utilizzano dei sistemi di criptazione, quindi le informazioni, anche se le prendi, non possono essere usate. Sava Sandir Flipper Zero è in grado di effettuare una serie di attacchi che decrittano alcuni di questi sistemi, perciò comunque non è che siamo al riparo. Infine, iButton. iButton è un tipo di device non molto comune in Italia. In realtà mi è capitato di vederlo in un lido, una spiaggia. Dietro un pagamento ti davano una chiavetta iButton che ti permetteva di farti la doccia nel loro sistema, ma è anche utilizzata per esempio nelle macchinette del caffè, in certi uffici e così via. Questo giocattolino permette di leggere, scrivere, emulare le iButton. Insomma, si può fare un sacco di roba. Prendiamo il nostro coltellino. Ci accoglie ancora una volta questa grafica pixel art con una serie di cosine buffe, simpatiche e non. Vediamo subito un adesivo Ectoplanet, la guida per il primo avvio, il cavetto USB-C, che è quello che permette l'alimentazione ma anche di interfacciare direttamente il Flipper Zero al proprio computer, ed ecco il nostro Flipper Zero. Guardiamolo un po' più da vicino. Tanto è solidissimo, è incredibile, dà proprio un senso di sicurezza e professionalità. Vediamo subito che ha un display a cristalli liquidi che consuma pochissimo, un D-pad con un bottone centrale che rappresenta l'ok, gli altri sono dei tasti direzionali, un tasto indietro. Attraverso questi pochi tasti è possibile controllare tutto. È stato ben pensato e studiato, non ti serve nient'altro se non questi pochi tasti. È un po' più antipatico magari quando devi andare a trascrivere, scrivere delle cose, perché devi andare a cercare le lettere, ma quelli della mia generazione che magari dovevano salvare un nome in un arcade conoscono perfettamente lo Struggle, quindi non è la fine del mondo. Vediamo dunque invece sotto cosa c'è sul fondo. Sul fondo abbiamo uno slot importantissimo per micro SD. Comprate, se non l'avete già fatto, una micro SD da 32 giga, di più non vi serve, ma comunque vi serve per poter salvare le cose che registrate, che create, che salvate, o addirittura che potete scaricare su internet, perché esiste una community abbastanza attiva dove ci si scambia dei dati, si scambia delle informazioni che permettono di emulare e simulare determinate cose. Degno di nota che è possibile aggiungere un anello o un braccialetto attraverso questo piccolo aggancio. Sul fondo porta USB-C, come abbiamo detto, fondamentale anch'essa. Sul lato vediamo la porta infrarossi, ci ricorda molto quella del telecomando, e infatti è fondamentale che sia visibile e in linea con i device con cui interfacciamo. Abbiamo visto anche questo, abbiamo sperimentato questa cosa con i telecomandi di casa, a volte se non punti bene non va. Questa è la stessa cosa. Invece, per quanto riguarda l'antenna sub-gigahertz, non è visibile perché non c'è bisogno di essere puntati così verso il nostro obiettivo. Qui sotto c'è anche presente il lettore NFC, e qua invece vediamo un maschio e una femmina di iButton. Qui è possibile leggere, memorizzare un iButton, e con questo è possibile simulare l'iButton a tutti gli effetti. Molto carino, molto bello, ci basta usare questo come se fosse un iButton a tutti gli effetti. Quello che vi ho mostrato è il flipper bianco, quello che un po' tutti possono avere, ma io ho anche un flipper nero, avendo finanziato il progetto su Kickstarter ormai diversi anni fa, e voglio utilizzare i due flipper più o meno parallelamente, tenerne uno diciamo vaniglia con tutte quelle che sono le funzionalità ufficiali e un altro invece in cui caricherò e vi mostrerò il tutorial di come fare dei firmware non ufficiali della community che permettono di espandere ulteriormente le funzionalità e le potenzialità. Alcune di queste funzioni potrebbero essere illegali in certi paesi, avete sentito il disclaimerone, sta a voi. Mi raccomando, iscrivetevi al canale e continuate a seguirmi per imparare a utilizzare e sfruttare al massimo i flipper Zero. Grazie e alla prossima!